E abbiamo raccolto la sfida che ci è stata lanciata, andiamo per la continuità. Penso che questa lista che siamo riusciti a comporre va nel prosieguo di quanto già detto 5 anni fa, rinnovamento. Abbiamo evitato noi a squadra uscente, diciamo, apparentemente con altri gruppi, proprio perché vogliamo che sia l'arma vincente sia il rinnovamento. Abbiamo puntato molto su una quota femminile ben rappresentata, su giovani validi, validissimi, che possono benissimo rappresentare quelle che sono le istanze della nostra comunità. Quindi all'insegna del rinnovamento, perché penso sia giusto dare spazio più ai giovani che non stare lì a riproporre vecchi schemi, vecchi programmi, col dubbio che ci possono stare pure poi commistioni difficili da gestire. Io ho lanciato questa sfida 5 anni fa insieme alla squadra uscente, abbiamo fatto qualche obiettivo, l'abbiamo raggiunto. L'obiettivo di questa nuova squadra è proseguire nel programma già validato 5 anni fa, portare a termine alcuni obiettivi importantissimi, come il castello, il borgo, come la variante per via Napoli e altre cose molto importanti. Sulla scorta di questo programma di volontà, unire un po' di esperienze che abbiamo acquisito in questi anni, insieme all'entusiasmo delle nuove forze, delle forze giovanili, pensiamo di poter garantire un impegno sicuramente importante per risolvere tanti problemi, tante istanze di questo comune. La sfida è importante, ci sono amici, colleghi dall'altra parte, dell'altra metà del campo, ma non è un problema. L'importante è che auguro una campagna elettorale nell'insegna della correttezza, che i toni non degenerino sicuramente, ma sono convinto che così sarà. Poi i programmi saranno quelli a fare la differenza, il popolo di Vailando giudicherà in base ai programmi che ognuno proporrà, in base all'entusiasmo, alle forze che uno sta per mettere sul campo, la decisione finale di chi amministrerà questo nostro bel Vailano per i prossimi 5 anni. Che è la mia prima esperienza e ho ritenuto appunto candidarmi perché ritengo questa la lista mia di appartenenza una lista valida con persone che stimo sia professionalmente sia per il ruolo che rivestono e poi per dare voce anche alla frazione nella quale io vivo che è appunto Marzanello che ha diverse problematiche e vorrei appunto farmi portavoce di quella comunità nella quale io vivo per fare in modo che anche le amministrazioni ci vengano incontro per alcuni problemi che sono sul territorio e questa fondamentalmente e poi anche come esperienza personale perché penso che sia importante anche mettersi in gioco. Stamattina si è conclusa la presentazione della nostra lista che come dicevamo pure prima è una lista di continuità ma di rinnovamento nel senso che la lista è stata rinnovata con nuove forze, con nuove energie. È una lista di continuità perché viene da una lista di amministrazione che esce, quindi anche noi cercheremo di portare qualche innovazione ai cittadini. È difficile trovare, Tony, trovare i giovani, in questa tornata elettorale è stato difficilissimo trovare dei candidati giovani, però ci siamo riusciti, siamo molto fiduciosi che queste nuove energie porteranno anche nuove idee e quindi un nuovo modo di rifare amministrazione, magari cercando di colmare quelle lacune e quelle pecche che abbiamo avuto in questi 5 anni. Niente della lista Cantelmo, perché come già ho spiegato anche su Facebook, che io ho fatto un passo indietro perché alcuni amici purtroppo, chi per un motivo e chi per l'altro, si è tirato indietro. E quindi io per non fare dispersione di voti ho fatto un'attenta valutazione alla composizione di questa attuale amministrazione vedendo anche il programma che è molto vicino a quello che io ho esposto circa un anno fa. Poi diciamo che ho saputo diciamo, la composizione di questa lista ed mi è piaciuta perché ho visto che ci stanno giovani, persone pulite, perché io voglio affermare una cosa, io sono un libero cittadino, mi sono messo in politica per il mio paese per portare avanti degli obiettivi che fanno bene solo al mio territorio.